confronto un altro maestro, che noi stiamo adesso per presentarvi un altro oggetto tipicamente milanese, che io no, non custodiva, gelosamente in canna, portando dalla strada per tre piani su fino alle scale, perché era veramente preziosissimo. Ed era una lambretta. E voi non ci crederete, ma tutte le sere ho paura di incontrare il genio o similari. Anche perché mio nonno ha lavorato agli Innocenti, che come sapete è lì vicino a via Inama 23, nella zona così, un po' di antica anche, e lì c'è il padre, si dice che c'è, si è prestato qualcuno, anche molto abile, oltre ai ceruti, a rubacchiare. Certo, forse questo non era così proprio sveglione, mancava un po' di... così, mancava qualche competenza, sicuramente. Però era, ed è perché dicono che sia ancora là, certamente uno degli altri più famosi di Milano. Io chiederei alla band di indossare l'oggetto. E questo dobbiamo fare, vero? Ma guardate come se io avessi raccontato una storia che ci prende. Ecco. Sei tu che ti è cresciuto il cervello stasera. È sempre stato quello lì. In più vi farò anche vedere un'altra oggettistica dell'epoca, che è la seguente. Chi riconosce questi? Cosa saranno? Certo non i guanti del nostro prossimo personaggio, ma quelli di chi da tempo sta cercando di agguantarlo. Faceva il pane e la banda di lui. Ma era sguaccio! Non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li ha presi tutti, senza fatica. Li ha presi tutti, tutti, proprio tutti, tutti, tranne anche lui. Lui era di sottiscrutante, come passa davanti al cavigliere, che sono chissà che arriva e un altro notte, una canna piega e la panna capi se. Tutti alla scherpa, sono rimasti lì i suoi amici a vedere i carabinieri. Hanno detto, ma come? Vacca porca mondo cane! Ma il nostro padre, brutta bestia, ma dov'è? Lui era sottiscrutato nella notte, la vista cotta, ma chi questa sentire? Perché vederci non vedeva nato te. Faceva il ballo nella banda di lui, faceva il ballo perché era soleste. Ci sono stati pugni, spari, grida e botte, gli appena via che erano quasi vesti. Lui sempre visto che scrutava la notte, perché vedeva i stessi dopo vederti. La gente passa e da cercare poi se ne va. Lui ci prospetto, va che gira in via. E poi borbotta perché ormai le ha paragliato. E verrà piano con la banda dell'ordine. Perché lui dice, non si fa così a rubare. Dice, ma come? A te mi lascia quindi fuori? E loro chissà, chissà quant'è che a 100 lire, non come la porta a fare così, non finiamo più. No, no, stecchi sono proprio una luna deciula, io sono un palo dove mamma non ci sto più. Io vengo via da questa banda di sbarbati, mi rende proprio così, non ci penso più.
generazione.